Beh, un protocollo che definisce finalmente i ruoli dopo tanti anni che era regolato in maniera non virtuosa, dove c'era incertezza sulla spesa, sull'organizzazione dell'assistenza. Finalmente si determina quello che deve fare chiaramente la facoltà di medicina, il policlinico, in questo caso la Federico II, e grande collaborazione con il rettore Marrelli, con la facoltà e il policlinico con il quale abbiamo chiaramente trovato un'intesa. Quindi abbiamo finalmente certezza nella spesa. Quindi sappiamo ogni anno, per evitare chiaramente la spesa fuori controllo, c'è un'azione virtuosa, quindi si paga la premialità, migliore assistenza, più assistenza si fa e più c'è un riconoscimento del ruolo sull'attività assistenziale, e che noi parliamo di quella perché poi il Policlinico, come è noto, fa le questioni che riguardano prevalentemente la parte del comparto universitario, quindi noi stiamo parlando della parte che riguarda l'assistenza ai cittadini. In più aggiungiamo una riduzione delle posizioni complesse, quindi ci sarà anche una moralizzazione interna, ma di carattere organizzativo, quindi si riorganizzerà con autonomia la struttura. È una grande sfida, è una sfida intanto per regolarizzare i rapporti e per garantire una migliore efficacia del sistema assistenziale che il Policlinico offre alla città, offre alla regione, e deve chiaramente continuare a farlo con maggiore certezza anche di carattere economico.